insopportabile. Su tutti i segmenti della società sarda cada un attacco violento, violentissimo, dal lavoro all'agricoltura, alla importazione di scorie di tutti i tipi, ma vado una differenza. Questa resa sarà eterna. Mio padre, perché ancora sono figlio, mi interroga ogni sera. Ma è vero che mi state vendendo il vento? E io le dico. È vero che mi state vendendo il sole? È vero che dopo porteremo questa centrale? Perché abbiamo subito dominazione, che il danno di questo sangue. E la nostra resistenza ci ha sempre liberato. Ma in questo caso non ci libererà mai. Saremo prigionieri per 25.000 anni. E i nostri figli leggeranno che nel 2005 a noi ci hanno sconfitto, che la classe politica sarda ha collaborato in questa umiliazione eterna. Questa cosa... Qui non è solo una questione di economia, qui rifare la pena alla nostra dignità.